Lesioni interne, a volte morte. Ancora di
disponibile un bilancio completo delle vittime. Per ricostruirne il percorso non è servita una tecnologia particolarmente sofisticata. Dopo la prima esplosione sono rimasti due pezzi di roccia che hanno continuato a precipitare nell'atmosfera. Gran parte del materiale sarebbe evaporato nella palla di fuoco iniziale. Quasi tutte le persone che si sono rivolte alle strutture sanitarie presentavano tagli ed ecchimosi, erano piene di fessure riempite di metallo fuso. Di presentare Dani Horvitz, un applauso calorosissimo. Sono spagnolo, io posso cantare flamenco. Cerco un centro di gravità permanente. Debemos esperar un momento. Ah, ma io voglio, se è possibile, stare più vicino, voglio descendere per stare qui. Listo? Guardando parking ciclabs de topless, he caminado buscando el hat-trick de un fugaz fuck and run, mas permanece aún vacío mi blog. La sesión jam de la tarde es un hit de drum and bass remezclado con house por un DJ hasta el culo de crack, y yo me siento atascado en su beat hasta que en un cut el seco el soundtrack cambia de ritmo convertido en trash, y tú, vestida como Barbie Girl cual superstar invitada del film, te me apareces delante en un flash. Tú, la más funky, la diosa más cool, la perfección del mejor videoclip en widescreen y con Dolby Surround. Sin hacer caso a señales de stop, como un Big Bang surges entre el spam y eres efímero oasis de glam. Eres burbuja que estalla en un en el juego del punk, y tiene tu relucir de jet set la suavidad de una bebida light y el amargor transparente del gin tintineando on the rocks. Refleja sobre el perfecto parquet el look más fresco, la rabia más teen, como un graffiti de miles de sprays del artista más hot. Más en segundos deshaces el link y ya te esfumas, me dejas en shock. Salve, è il banchiere automatico musicale che le parla. Una nuova creazione della bioingegneria che la sua banca le mette a disposizione per farla divertire mentre le vengono espropriati i beni. Conto analizzato, questa è la sua canzone personalizzata. Tutte passala. No, son lo pinta tu basta, y hay poca sí que paga tú, poca sí que paga tú, poca sí que paga tú que yo. La bola bola que la bula va lavando, a lo malata que le da lavado al vil. Yo soy el calavera que labora y a la vera de la vara pide poda pa tu pela. Y le da bola al que ni la pida tu pela, si tu pela tío toa, tu pela tío toa, tu pela si tontín, tu pela si tontín. Sigue el tam tam, sigue el tum tum, sin más tom tom, que la tela que despega. Y boom, te mirando de planta al fusil que te apunta, revisa esas pintas que pareces punk y ten un desplante, siempre bien a punto por si hay que plantarle a alguien un capa. Piensa en todas las pantallas de las que dependes, pásate la vida pendiente del Pentium y paga el aporte que implica tu antivirus panda, porque nada importa mientras tengas porno para tu pendrive. ¿Qué importa? Niñas como pin-ups que bajan los panties pidiendo promesas de la panacea a padres que pagan de quita y de pom, 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 pom. ¿Qué importan? Los niños perdidos trabajando en plantas, muriéndose apenas para que te pongas tus tapas de felpa, tu sonrisa y olvida que se abre el tapón, tu dinero en la mesa y más tarde repón, tu semilla ya gente, y olvida ese póntelo, pónselo y pon la otra mejilla como dijo el papa, y olvida que esta partida de pon está a punto de pintar muy mal para quien piensa, no pienses que lo peor que puede pasar es que pronto nos pidan el pin para comprar el pan, que nos haga
salga un Le Pen que, al igual que en Japón, pulse un día un botón y este mundo haga game over. Gracias. Se deriva de inflación y la moneda no ha aguantado nada bien. Esa presión impositiva con el yen. El resultado es que el mercado se ha estancado. La impresión corporativa se perfila negativa y no queda más salida que la subida del IVA. Así que paga, 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 paga. Io li avevo quei 30 denari, erano il riscatto per liberare un cugino condannato per abigeato. Subito mi assalirono il demone della tentazione e quello del dubbio. Tutti insieme. Siete invitati a mantenere la calma, tirate indietro lo schienale, slacciatevi la cintura di sicurezza, se invece fumatevi anche una sigaretta, tanto me non c'è tempo, il mondo sta finendo, così va ripetendo il bianconiglio, vestito da comandante di aviazione, mentre corre per le strade della città, e Alice come sempre lo insegue e gli dice, ma no, signor bianconiglio, ma per assedire dei valori buoni, chiari e universali, e lei vedrà come il mondo cambierà. Il bianconiglio non dice altro, si infila in un vicolo e scompare. Forza, ci scaccia a tempo e dice che dentro di dentro il vago è poco, vago, vago, senza fondo. E non c'è tempo, non c'è tempo, il mondo sta finendo, dice il bianconiglio, mentre tutto intorno crolla. Va a me, dimmelo, fa fare di cadere. Pensa, Alice, e dice fermi tutti, questa è una rapina. Angelus, girondola per casa ciabattando alla ricerca di qualcosa che ho spostato senza farmelo notare, facendo solo facce. Fammi passare la voglia di ridere, fatti un nuovo taglio di capelli, comprati un capospalla, parlami dei tuoi punti sulla patente, dimmi dove hanno messo gli autovelox, tutti, elencami i posti dove sei stato al mare, tutti, dimmi di quando hai visto la famigliola di scoiattoli ad Hyde Park, compra riviste da uomo e leggi ogni rubrica, citale, è meglio se le cito. Quella che passava su e giù sulla sua appunto grigia, delle miramare, erbe vagaio, della luce dei lampioni oltre il muro della stazione, gli autobus di quell'arancione Trieste Trasporti. Tre volte passava mentre facevo l'autostop, rallentava, mi squadrava, non si fermava, tre volte. Fammi menare l'uccello, pensavo risparmiare la fatica, fammi menare l'uccello, novello, ginster. Passo, un cenno, pensavo, alzavo la mano, diventavo bit, poi l'ultimo tratto di strada lo faccio grondante, di riflessi tratti da ovunque, la Madonna di dretta veglia, di per terra e contrita, sulla gioventù del 77, sulla gioventù del 77, la porta di casa aperta, in camera mi trovo, seduto in un divano che gira, vinili graffianti. Chiamo il vincitore sul palco,
avete fatto già qualche calcolo, l'avete già intuito, con un punteggio di 48 punti, cioè avendo totalizzato 23,5 al primo round e 24,5 al secondo round, abbiamo la vincitrice che è Chiara Barcia.